E gliela passo e la palla per incanto ci passa, perché questi geni vedono una cosa che tu non vedi, e con le qualità tecniche che hanno sono già attivati per farle. Però dopo, dopo torno a casa, lui abitava sopra di me, che dopo ti racconto un'altra cosa, perché d'imperio te la racconto. Vai. Suono il suo campanello, lui viene fuori dal terrazzo e gli dico: Diego, che assist ti faccio io? Vaffangulo, con la ci può dire vaffangulo? Se ormai l'hai detto però. Lui ha detto così, comunque lui abitava sopra di me, ti dico, per dirti la disponibilità, no? Perché sembra una sciocchezza, probabilmente tra colleghi è normale, però lui è Diego Armando Maradona. Allora io arrivo in questa casa e c'è questa casa, ma ci sono due letti, una branda, cioè un divano. E allora lui suona con la televisione e mi ha detto: tu non hai la televisione, sei appena arrivato, ci saranno le partite. Diego, io non sono capace a fare niente, ma ti ringrazio, io vado sempre a mangiare a casa di Giordano e di Renica, non c'è bisogno. No, no, te ti serve, insomma, lui con questa tuta si è messo lì per terra, ha cominciato a muovere i fili, i cavi, sotto la televisione. Funzionante. Genio, però da quel giorno lì chi mi chiedeva che Maradona, io dicevo sempre il mio elettricista. Il mio elettricista. Hai capito?